Buonasera a tutti, benvenuti al webinar di Volumetrica Trading. Bene, insomma, il Covid, dopo mesi di presenza, intanto ditemi se mi state sentendo, se mi sentite, se è tutto ok. Datemi conferma che mi sentite e che state vedendo questo monitor. Sì, questo lo vedo anch'io. Si sente tutto ok, perfetto, grazie Dario. Grazie Luigi, un benvenuto a tutti. E stavo dicendo, insomma, alla fine poi questo benedetto Covid si è fatto sentire, come abbiamo visto nei mercati. Ieri c'è stato un bel scivolone, insomma, la continuazione, insomma, dello scivolone, già cominciato insomma, già la settimana scorsa. Comunque, insomma, il mercato che al momento sembra oggi reagire un attimino, anche se vedremo domani. Se vedremo domani cosa avrà intenzione di fare, come avrà intenzione di muoversi. Allora, leggiamo il nostro disclaimer prima di cominciare, come solito. Attendete un attimo che lo posiziono. Eccolo qui, Volumetrica Trading Disclaimer. Il presente webinar non costituisce sollecitazione all'investimento di alcun genere. Le analisi eventuali trade sono puramente a scopo illustrativo, educativo e non sono in alcun modo da considerare come consulenza in materia di investimenti. Volumetrica Trading non si assume alcuna responsabilità riguardo all'utilizzo improprio delle informazioni ricavate durante il webinar. Il trading può portare alla perdita parziale del capitale inizialmente investito. Bene, cominciamo. Andiamo a fare subito un'analisi dell'S&P, andiamo a vedere come si sta mettendo. Come sapete, chi mi segue durante i webinar del giovedì sanno che io parto sempre da un'analisi frattale dei mercati, cioè faccio sempre, scusate, un'analisi frattale dei mercati e parto sempre da un'analisi di lungo, medio e lungo termine per poi scendere nel breve termine e concentrarmi, capire sul breve termine appunto cosa stia succedendo. Partiamo quindi con l'S&P, che è ovviamente lo strumento base, lo strumento padre su cui diciamo, mi concentro per tutte le mie analisi, perché come sapete, insomma, l'America alla fine è colei che dà la direzione al mercato e poi tutti quanti si accodano. Quindi la gerarchia in questo senso sappiamo che Stati Uniti, Stocks, Eurostox e poi DAX, ok? Questa è appunto la gerarchia con cui i mercati alla fine si muovono e quindi ecco perché si parte sempre dall'analisi dell'IS, come faccio solitamente, per poi diciamo trasferire eventualmente l'analisi anche sui mercati europei. Perché dico eventualmente? Perché non so se vi ricordate, la settimana scorsa vi ho detto che la debolezza dei mercati europei, che si è alla fine evidenziata. Mi ricordate giovedì che vi dicevo che tradavo e trado sull'S&P perché l'Europa non mi piaceva, in quanto l'Europa mi dava indicazioni di debolezza. E se andiamo a vedere gli indicatori di correlazione, vediamo come l'S&P abbia, diciamo, reagito in maniera migliore, diciamo, sul ribasso, fatto rispetto a quello che è, il DAX nel suo complesso, quindi un DAX che ha perso assolutamente in maniera importante rispetto a un S&P che invece ha contenuto le sue perdite a ribasso. Quindi, se vi ricordate, la settimana scorsa vi dicevo occhio perché l'Europa dà segni di debolezza estrema, quindi pericolosa, non era consigliabile a mio avviso procedere, diciamo, nel tradare l'Europa, ma era consigliabile a mio avviso procedere a tradare l'S&P, che era molto più chiaro e molto più, diciamo, è molto più sicuro dal punto di vista del trading piuttosto che un'Europa che tendeva e stentava a seguire l'S&P che in settimana scorsa era comunque rialzista e lei comunque già dava segnali di debolezza già da parecchi giorni, ok? Se non settimane ovviamente. Comunque andiamo sull'S&P e andiamo a vedere quello che sta succedendo, ok? S&P, quindi partiamo dalla nostra analisi frattale, quindi quello che è importante vedere sulla nostra analisi frattale che l'S&P ci sta indicando è come i massimi, okay, i massimi relativi in area 3420 che la settimana scorsa avevano fatto, vedete qui la shadow, okay, l'S&P era riuscito la settimana scorsa a rimbalzare in area 3420, chiudendo circa in area 3450, 3460, riuscendo anche in maniera importante a rimanere sopra due livelli fondamentali chiari,
che erano il Monty meno 1 Open e il Monty meno 1 High. Okay? Questi due livelli erano stati rispettati, erano stati tenuti dall'S&P, che aveva comunque mantenuto il suo trend up fino alla settimana scorsa. Questa settimana invece purtroppo il trend è cambiato, è indubbio che sia cambiato. L'S&P, non dico che il fatto che sia cambiato dall'analisi di medio e lungo termine che stiamo facendo, perché qui ricordiamoci che stiamo analizzando un S&P in formato weekly, ok? Quindi quelle che vedete all'interno sono barre weekly, quelle che vedete esternamente sono barre mensili, ok? Quindi quello che stiamo vedendo attualmente sull'S&P è che l'immediate trend, ok, il trend di breve termine, ha dato sicuramente un segnale short, ok? Perché rompendo il livello statico a 3420, che era confluenza anche di due livelli importanti del mese scorso, ed era la parte alta di una distribuzione del composite, ok, ha dato chiaramente un'inversione di trend nel breve, passando da trend, diciamo, up, che era precedentemente, a un trend down, che è in questo momento, nel momento attuale, ok? E quindi S&P che è passato da up a down, ma, ok, ancorché questo trend sia passato in down al momento, non inficia, a mio avviso, quello che al momento rimane il trend up di medio termine e anche di lungo termine, in quanto, andando a vedere, insomma, la price action che parte dai minimi toccati durante la fase più virulenta, diciamo, per i mercati, ok? Per quanto riguarda la fase più virulenta dei mercati che abbiamo vissuto a marzo-aprile del 2020, in cui i mercati erano scesi fino in area 2150-2002, ok? E il mercato comunque continua a permanere in una zona comunque di trend up, ok? E di situazione up, perché se vediamo, questo è il suo laterale, questo è il suo range che al momento il mercato vuole, secondo me, cercare di tenere. Sarà molto importante, come dicevo, che ho sempre detto dalla fine di quest'estate, che il mercato, secondo me, si sarebbe mosso in una situazione laterale, ok? In attesa di aspettare alla fine le elezioni, capire cosa succederà nelle elezioni della prossima settimana. Le elezioni americane sicuramente daranno il via al movimento definitivo che durerà, secondo me, per i mesi di novembre e di dicembre. Non mi stupirei di vedere se i mercati recepiranno bene il nuovo eletto americano, perché alla fine il mercato poi se vince Trump e ha voglia di scendere, diranno che ha vinto, che purtroppo ha vinto Trump, e quindi sono scesi perché Trump non gli sta bene. Viceversa, se ha vinto Biden, scenderanno, diranno lo stesso. E anche nel senso contrario, se ci sarà un rialzo, daranno, diciamo, il merito alla vittoria dell'uno o dell'altro. Quindi il mercato sicuramente si sta preparando a un movimento, e questo laterale lo conferma, questo laterale che oramai dura da 3 mesi, perché il laterale che inizia da fine giugno, che è giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, quindi siamo 4 mesi di laterale, un laterale compreso tra area 3200 e 3500, quindi capiamo che è un laterale in un range di 6-7%, 8%, quindi un laterale di 4 mesi in un range del 6-7% sta ad indicare che il mercato, quando si muoverà da questo laterale in cui è inserito, si muoverà in maniera violenta e con un, secondo me, movimento abbastanza ampio dai livelli, diciamo, dei livelli inferiori o superiori del laterale, ok? Io propendo attualmente ancora, siccome comunque rimaniamo sempre in un trend in fase long, perché al momento siamo comunque in un trend in fase long, propendo comunque tuttora in un rialzo del mercato, il mercato stia prendendo respiro, approfittando appunto del colpo, parlo sempre del mercato americano. Ricordiamoci oltretutto che i dati sulle vendite americane al dettaglio della scorsa settimana sono stati storicamente i più alti di sempre. Quindi ecco, non facciamoci ingannare da tutta questa situazione, che sicuramente non è una situazione positiva, ok? Ma se facciamo un attimo di mente locale, capiamo anche che l'America è in questa situazione già da tutta quest'estate. Cioè, mentre noi quest'estate, l'Europa quest'estate ha vissuto una situazione di calma, no? Perché comunque sembrava che questo coronavirus non ci toccasse più, eccetera, eccetera. Quindi
sentivamo solo, diciamo, di striscio queste notizie che arrivavano dall'oltreoceano, per cui in America continuava ad essere presente abbastanza ferocemente il coronavirus, ok? Quindi l'America, in tutta questa confusione di coronavirus che è continuata, che da aprile, maggio, quando da loro è cominciato, perché è cominciato un attimo in ritardo rispetto a noi, ok? Che da quando è cominciato da loro hanno vissuto una situazione di emergenza coronavirus, Covid-19, che non è mai finita come qua, ok? Quindi loro, in tutta questa confusione, hanno continuato comunque a vivere e lavorare normalmente. Quindi per loro la situazione non è cambiata allo stato attuale delle cose, ok? Quindi in tutta questa situazione hanno raggiunto il picco di vendite al dettaglio maggiore di sempre, okay, di tutta la storia. Quindi quando facciamo questo ragionamento, okay, pensiamo, cacchio, hanno vissuto col coronavirus, con tutto il casino, anche loro i semi-lockdown parziali, eccetera, eccetera, fino adesso hanno toccato il picco massimo di dettaglio, quindi vuol dire che lì l'economia sta spingendo, la gente sta comprando, la gente sta... Cioè, sì, c'è questo coronavirus, ma per carità, situazioni locali in Ohio dicono che la gente non esce, eccetera, eccetera, però i dati di fatto sono questi, le vendite a dettaglio sono ai massimi storici. Ok, quindi non facciamoci ingannare da questa situazione che in Europa, vi ripeto, è più pesante per quello che mi riguarda, per quello che penso, ma che in America, diciamo, se non fossimo all'interno di una situazione di coronavirus e analizzassimo solo la parte grafica, quindi estraneandoci da quelle che sono tutte le notizie che ci arrivano dall'esterno, cosa vedremo? Cosa vedremo? Un mercato che è salito in maniera potente, okay? Che ha rotto i massimi storici, che ha fatto un doppio massimo e che sta facendo un laterale sulla parte alta del trend di rialzo e lasciando al momento ancora distante area 3200, che è il primo supporto statico che abbiamo toccato nel rintracciamento fatto dopo l'estate, okay? Quindi estraneandoci da tutte quelle che sono le notizie, questo è quello che noi dobbiamo vedere, ok? Questo è quello che noi, che il mercato ci sta dicendo. Il mercato ci sta dicendo, ok, c'è stato un ritracciamento abbastanza violento, ma mi sta dicendo il mercato cosa? Io sto salendo, mi dice il mercato, sto facendo un po' di laterale, ok? E vediamo un po' cosa succede. Quindi per me, che sono un analista tecnico, ok? E analizzo la price action e analizzo i volumi, e questo è il mio lavoro, per me il mercato sta salendo. Quindi cercherò delle occasioni di buy in queste aree, ok? Perché? Perché? Perché io penso che il mercato potrà andare a testare prima i massimi e poi romperli per andare ancora più su. Ovviamente abbiamo l'incognita delle elezioni americane, ma che devo comunque mettermi comunque in una posizione di attenzione, ma comunque vi ripeto, io personalmente rimango long S&P. E quindi non cioè in un'ottica di medium term rimango long S&P. Anche se ovviamente in un'ottica di short term devo tenere presente che questo livello è stato breccato, quindi la mia operatività unita alla fine a poi un'analisi volumetrica sarà tale per cui aspetterò sicuramente l'S&P in area 3187, se ci arriverà. Se no, dovrò avere conferme che questo livello, che potrebbe essere sicuramente un livello di pullback, sia effettivamente stato un livello di pullback, e questo da dove lo trarrò le mie conferme di queste cose, le trarrò dai nostri indicatori, dai volumetrici, dai nostri strumenti, che ci potranno dare indicazione se effettivamente questo livello è un livello in cui il mercato si è fermato oppure no. Sarà sicuramente molto, molto, molto importante che cosa? Voi sapete che per me le chiusure settimanali sono sempre molto importanti. Sarà molto importante che cosa? Vedere se effettivamente la chiusura settimanale, che ricordatevi bene, venerdì, domani corrisponderà anche con la chiusura del mensile, della barra mensile, sarà tale da rimanere, ok, al di sopra di questi livelli. Vedete quanti livelli abbiamo qua in confluenza, monthly low, monthly meno 2 low, eccetera, eccetera, e li vediamo anche da qua, 1, 2, ok, 3, 4, ok, quindi sarà sicuramente molto importante che la chiusura monthly e la chiusura weekly rimanga al di sopra di questo livello. Se dovesse addirittura domani chiudere anche al di sopra del monthly open e sopra di questo high volume node, allora per me sarebbe una bellissima indicazione di un mercato che quasi sicuramente potrà procedere al rialzo dopo le elezioni americane. Però, ripeto, work in progress, dobbiamo stare attenti, non dobbiamo farci influenzare da quelli che sono la nostra view, ma dobbiamo sempre tenere presente in maniera assoluta quella che è la situazione del mercato attuale, e quello che la price action e i nostri volumi ci stanno dicendo in questo momento.
in questo momento cosa ci stanno dicendo? Tutto quello che vi ho detto, che però l'immediate trend rimane comunque short. Quindi molta attenzione, molta, molta, molta calma e attenzione comunque anche allo short, perché come vi ho detto, essendo in un trend long, lo short in questo momento comincia ad essere rischioso, perché qui ci possiamo trovare tranquillamente in un mercato che da qui riparta per andare verso i massimi nuovamente. Ok? Bene, detto questo, un attimo, andiamo ad analizzare un attimo quello che stanno facendo i mercati europei, che invece, come adesso andremo a vedere, i mercati europei sono molto più deboli, stanno subendo molto di più l'impatto del Covid, ok? Perché già l'avevamo visto, se vi ricordate, già nell'analisi che avevamo fatto, avevamo visto cosa? Che mentre l'S&P era riuscito, e adesso l'S&P, se noi andiamo a fare un'analisi di correlazione, okay, tra S&P e se noi andiamo a fare un'analisi di correlazione tra S&P, scusate un attimo perché c'è il mouse che ogni tanto mi fa incacchiare. Dove è andato a finire? Eccolo qua, scusate. Se noi andiamo a fare un'analisi di correlazione tra S&P e stocks, è chiaro ed evidente come questi livelli, ok? È chiaro ed evidente come questi livelli, che corrispondevano a questi livelli di stocks, ok, siano stati per l'S&P rotti al rialzo. Quindi ci troviamo con l'S&P in corrispondenza di questi massimi, ok? Per sincronia, ok, gli indici europei, di questo parliamo qui, stiamo parlando dell'Eurostoxx, per sincronia gli indici europei dovrebbero trovarsi esattamente su questo livello, ok? Perché guardate qua, okay, questo è qua, questo sta viaggiando appena di sotto del massimo rotto di dicembre 2019 e quindi per sincronia anche lo stocks dovrebbe girare su questi livelli. Guardate quanto più in basso sta girando l'indice europeo rispetto all'S&P. Quindi l'indice europeo che dovrebbe girare circa sui 3.500 sta girando a 2.950, quindi un 20%, un 18% sotto a quello che sta girando l'S&P. È per questo che io la settimana scorsa vi dicevo io non trado Europa in questo momento, perché l'Europa non mi dà, cioè con un S&P forte mi posso trovare a tradare Europa short, perché l'Europa è short, non c'è niente da fare, l'Europa è short, ancorché il long term dell'Europa, come vediamo qui, ok, in price action risulti ancora positivo, ok, ma l'analisi di correlazioni all'S&P ci sta facendo vedere come l'Europa sia stata in divergenza pesantissima rispetto all'S&P, ok? Quindi questo è il primo segnale per cui mi ha fatto assolutamente abbandonare l'Europa e mi ha fatto girare a tradare sull'S&P, ok? E come anche la situazione, perché non solo come vediamo, non solo vediamo cosa, guardate, guardate attentamente questa cosa, non solo vediamo che l'Europa, ok, ha rotto, cioè non ha, è andata in divergenza rispetto all'S&P, ok? Ma i minimi precedentemente creati, ok? E questi sono i minimi precedentemente creati in relazione al minimo toccato durante quest'estate, ok? Dall'Europa sono stati violentemente rotti. Guardate con che violenza e con quale, diciamo, corsa l'Europa si è andata in giù rispetto all'S&P, che invece sta tenendo. Quindi non solo abbiamo un'Europa che non è riuscita a rimanere in sincronia all'S&P durante i nuovi massimi che l'S&P ha fatto in estate, okay? Perché durante l'estate noi non siamo andati a sfondare i massimi di dicembre 2019, ma durante la correzione di S&P adesso, che rimane comunque all'interno di un laterale, perché vedete, rimane comunque all'interno laterale, l'Europa, il suo laterale che era questo di riferimento, l'ha rotto in maniera pesante, rompendo addirittura dei livelli di riferimento molto importanti come era questo, ok? Quindi un'Europa che si trova ad essere assolutamente short, ok? Di medio termine, non solo di breve come l'S&P, ok? E che quindi non mi trova d'accordo a tradarla. Perché cosa può succedere? Può succedere cosa? E per quello io non trado l'Europa in questo momento, può succedere che l'S&P, come vi ho detto, a mio avviso tornerà su, ok? E l'Europa di colpo mi trovo che boom boom boom, magari mi recupera tutto quello che ho recuperato. Quindi, quando trovo un mercato in asincronia, cioè l'Europa adesso è in asincronia rispetto all'America, io non lo trado più. Io Europa l'ho tradata fino a qua. Ok? Quando qua ho cominciato a vedere che sui nuovi massimi l'S&P, perché
l'Europa nella salita, ok, è arrivata qua, e l'S&P era arrivato qua, ok? E ci stavamo ancora, vedete, uno e due, ok? Poi l'S&P ha fatto qua e l'Europa è andata qua e ancora ci stavamo, qui è cominciato il problema. Qui è cominciato il problema, che l'S&P qui ha cominciato a salire ancora e l'Europa qui non è più salita. E questo problema lo abbiamo visto nella sua, lo abbiamo visto nella sua totale esplosione, rivelazione in questi giorni con il notevole ribasso a cui abbiamo assistito pesante, ok? Quindi ecco, quando si trada, la prima cosa da fare in assoluto, perché vi ho voluto fare questa questa analisi fatta così, che con i volumi ha poco a che fare, ok? Perché la prima analisi in assoluto si fa sempre sulla price action del prezzo, si fa sempre perché si deve capire chi devo tradare e quando e come e dove lo devo tradare, ok? Boh, quando ho capito chi devo tradare e come lo devo tradare, se long e short, a quel punto entrano in campo i volumi, ok? Perché ricordatevi che è la price action che fa questa cosa qua, ok? Quindi prima il compito nostro deve essere sempre quello di analizzare la price action del mercato. Quando noi abbiamo analizzato la price action del mercato, a quel punto cominciamo, con l'aiuto dei nostri grafici volumetrici, ad andare a individuare quelle che sono le zone, ok, di possibile reverse del mercato, ok, dove noi a quel punto, sempre nel lungo termine, noi a quel punto andiamo poi a concentrarci con i nostri strumenti per trovare dei trend, dei trade long oppure short. Vi faccio vedere solo un trade bellissimo stamattina sul DAX, ok, che ho visto, che ero in linea con delle persone. E guardate molto bene cosa vi, per quello, perché vi dico che i nostri strumenti alla fine devono servirci per visualizzare le opportunità che ci sono sul mercato. Guardate molto bene questo livello e poi passo la parola a Luigi che è con noi. Guardate molto bene questo livello, guardate bene cosa è successo su questo livello, guardate i nostri strumenti come sono puntuali e chiari a dirvi quello che succede, ok? Questo è il nostro plugin, il Vol Analyzer, ok? Il Vol Analyzer ci ha lasciato fuori un livello short in questo punto. Il mercato in questo punto l'ha sentito. C'è stata una falsa rottura, ma andiamo a vedere bene com'è stata la falsa rottura. Qua poi ve lo spiegherà magari Luigi cosa significa, perché anche qua ci stava dicendo, questo ci ha dato un'informazione molto importante di cosa era successo in questa salita, ok? Bene. Andando a vedere nello specifico cosa è successo, in questo momento, eccolo qua. Cos'è che abbiamo assistito in questo momento? Perché vi dico che questa era l'occasione di shortare in maniera spettacolare e sicura, ok? Quasi sicura, perché le linee di pressure lasciate fuori prima, dopo, sono state rotte con due accelerazioni, ok? E con spinta long completamente assorbita. Il mercato ha reagito in maniera short e questo è stato il suo pullback di forza long, che è coinciso esattamente con questo ordine da 40 di aggregati, questo di long di aggregati e la linea di riferimento precedentemente rotta. Ok? Questo, ecco, questo per dirvi perché prima si fa un'analisi frattale del mercato, ok? E perché poi, una volta capito quali sono i livelli, dobbiamo scendere nel particolare e affidarci ai nostri strumenti e alla nostra formazione, alla nostra preparazione, per capire quando è il momento giusto per cliccare. Perché un'altra cosa da imparare è che il buon trader, il trader che riesce a essere profittevole nel mercato, sa aspettare questi momenti, ok? Perché questo qua io non vedo indicazioni chiare. Qua il mercato sì, ha rimbalzato 1, 2, 3, 4, qua ha rimbalzato di nuovo, eccetera. Qua tutte queste corse che vediamo qua, hai capito? Io non ne avrei presa neanche una, perché non c'è nulla che mi sta dicendo, che mi sta dando un'indicazione chiara di quello che sta succedendo. Ma il buon trader, che di fatti viene soprannominato cecchino, cecchino perché? Cecchino ha la pazienza di aspettare ore e ore e ore davanti il suo obiettivo, ok? Davanti al vuoto, fino a che a un certo punto il suo obiettivo si pone davanti a lui. E a quel punto preme il grilletto una volta e fa il morto. Ok? Quindi ecco perché il trader deve essere un cecchino, perché il trader deve sapere aspettare
che l'obiettivo passi davanti a lui in mezzo al vuoto. Questo era il momento esatto in cui, e mi è piaciuto farvelo vedere perché era proprio bellissimo questo play qua, questo è stato il momento esatto in cui l'obiettivo è passato davanti al cecchino. Ok? Quindi una delle caratteristiche importanti del trader è quella sì di saper fare analisi, sì di avere gli strumenti corretti, ma prima di tutto avere la pazienza di aspettare il momento giusto per cliccare sul mouse, proprio come un cecchino aspetta il momento giusto per premere il suo grilletto. Ok? Bene, ora passo la parola a Luigi, che ci farà un'analisi del mercato con le nuove implementazioni che stiamo facendo sul Vol Analyzer. Luigi, ci sei? Sì? Ecco, Mamma mia, sì, ci sono, ci sono. va. Bellissima, bellissima tua analisi, complimenti. Grazie, Luigi. Bello, bello veramente. E mi rubo un attimo lo schermo, così posso? Certo, è così. Ok, perfetto. E via. E subito voglio dire che sto lavorando come un matto con Antonio, che veramente sono invidioso per le sue conoscenze. Sono invidioso veramente perché vorrei avere la sua età e la sua testa con le idee che tengo. E fortunatamente le sta implementando tutte. La prossima settimana vi assicuro che se riesce nell'intento su cui stiamo lavorando, arriviamo veramente a un punto di dettaglio non indifferente. Innanzitutto, voglio dire questo, che il buon Antonio ha implementato il VStocks. Per chi trada DAX sa benissimo che il VStocks, come il VIX per gli americani, è di un'importanza strategica. E analizzato sotto il profilo Vol Analyzer, vi farò vedere nei prossimi webinar come ci si può avere un approccio relazionato proprio al DAX. Molti tradano la volatility per avere un punto, un hold level su DAX. E quindi questa implementazione che per adesso ce l'ho solo io in test, perché proprio oggi pomeriggio mi ha passato, diciamo, lo strumento, abbiamo iniziato a vedere un attimo il modo in cui tradano i volumi questa tipologia di strumenti, perché poche piattaforme hanno lo VStocks. Cioè, WeBank T3 hanno il VStocks, ma non dettagliato, splittando i volumi. Quindi è una situazione molto, molto, molto particolare. Bene, detto questo, vi volevo portare un attimino sull'analisi dello Stocks, ok? Sull'analisi dello Stocks, in merito a come giustamente ha detto Rodolfo, ho fatto questa considerazione. La salita che abbiamo visto in discesa, ok? Questa accumulazione, perché in questo caso è accumulazione, ok? Non è stata capace di mettersi sopra e andare ad un retest maggiore. Ma quello che io voglio far notare, cosa? Che tecnicamente se io tirassi un profile della discesa in questa situazione. La estendiamo un attimino e andiamo a prendere tecnicamente solo la discesa, in modo da verificare che cosa poi hanno tradato durante la salita, per capire il composite come è stato effettivamente poi analizzato. Ok? Loro sono arrivati a questo punto qua e hanno iniziato a fare la price action, massimi e minimi che salgono fino a incollarsi su questa situazione qui, ok? Nel loro laterale, ok, questo è quello che viene fuori subito proprio dal Vol Analyzer. Questo è un time frame a 55 range, quindi non troppo alto, non troppo basso, ok? Però sicuramente nel far capire il livello che loro non hanno voluto assolutamente buttare fuori di questa distribuzione, ok? Come hanno tradato le spinte volumetriche. Innanzitutto si inizia subito a vedere che delta trade e delta volume all'interno delle leg di price action sono totalmente scariche in certi punti.
Nell'ultima fase, ok, nell'ultima leg che sembrava di una certa sostanza e contezza nei volumi stessi, è stata quasi totalmente assorbita, e questi non sono pochi volumi, questi ne sono parecchi, ok, fino a scemare e quindi tagliare completamente il mantenimento di una distribuzione bilanciata. E quindi, ovviamente, non avendo più supporti all'esterno, entrando in una low volume area, che cosa stanno facendo? Per bilanciamento e per attraversamento, sicuramente, secondo il mio punto di vista, questo respiro del mercato di oggi, okay, è semplicemente una continuazione di un pullback per un eventuale short, continuare lo short, anche perché quasi mai, diciamo, i volumi si bloccano in una fase di low volume area, a meno che non inizino a bilanciarla, ok? E questa, sinceramente, non mi pare proprio il caso di un bilanciamento, ok? Qui abbiamo semplicemente un laterale in pieno rosso, ovviamente, che non sta scendendo, che sta generando questo HVN, ok? Che sta facendo crescere questo HVN. Sarà uno spartiacque? Sarà un long? Sarà uno short? Secondo il mio parere, sarà uno short. Continuerà. Per tutte le cose che ha detto Rodolfo, pandemia e quant'altro, ok? Oggi ha parlato la Lagarde, e la Lagarde ha detto che a settembre arrivano i soldi, ok? Così ha detto lei. Poco mi fido, però ha detto che a settembre mettono fuori un po' di strumenti che aiutano a livello politica monetaria tutta la zona euro. Quindi vedremo un attimino cosa succederà. A mio parere, in base a quello che vedo, i long assorbiti e gli short tradati a mani piene, beh, questo movimento dovrebbe essere veramente genuino e non fasullo, in quanto la contezza è tutta dentro. Ok? Quindi, passando un attimino a quella che è poi il DAX, me lo sono perso, vediamo dove lo prendo, eccolo qua, sì, è lui, perfetto. Questo è il DAX. E ritornando un attimino a un po' di tempo indietro, lo vedo in questa maniera, ok? Vedo che la salita, ok, ha tecnicamente ripercorso più o meno le distribuzioni che aveva lasciato in discesa, ok? Ma in salita non ha fatto altro che riconfermarle. Ok, ha lasciato la sua zona, come vediamo, di laterale dello stocks, perché questo era il laterale dello stocks, ma sul profile del DAX si presenta in questa maniera. Ok, ci sta solo una differenza, che sotto lo stocks lui stava appena arrivando, sopra un poco sotto c'aveva una distribuzione che poteva tenere il supporto, a differenza del DAX, che sotto qua non ha più nulla, ok? Non ha nulla di supporto, quindi sicuramente ci si deve rifare a quelle che sono le micro distribuzioni che poi il mercato ha lasciato in essere. Quindi attenderemo se lascerà questo livello, e dico proprio dove sta adesso, ok? Se sotto, ok, percepirà una distribuzione di lateralità per continuazione short, o effettivamente i nostri cari vogliono ripercorrere tutta la leg, e faccio presente sta cosa. Se voi mettete un time frame alto, e dico alto, tipo daily e quant'altro, vedete che quando è partita questa leg, ok, un pullback a questi livelli è arrivato solo qua, ok? Questo è il suo laterale. Il pullback a questo laterale non è mai arrivato. Io non dico che si arriverà a questi livelli. Nulla, nessuna la sfera magica, nessuna la palla di vetro, però nulla toglie il fatto che loro potrebbero pullbackare fino a questi livelli. Anche perché, diversamente da marzo, febbraio-marzo, che è accaduta la vera catastrofe, cioè non c'è niente di diverso. Anzi, avevamo tempo per prepararci, ma come vediamo i casi aumentano e nulla si sta facendo, e tutto quello che si sta facendo per marginare questo tipo di pandemia non sta avendo effetto anche dai PCM del governo stesso. Quindi staremo a vedere che cosa succede. La mia view è short, i miei trade sono short, e quindi vedremo un attimino se il mantenere di queste distribuzioni durante l'intraday arriverà. Quindi questa è la mia view per quanto riguarda il DAX. E se guardiamo bene anche
di come ha tradato il DAX, nei pullback addirittura già si tradava in divergenza non in quanto prezzi sotto e quel che sappiamo, eccetera, eccetera, ma proprio in virtù di quello che si viene a tradare dentro, ok? Hai le leg di volumetriche della price action. Quindi questo già mi doveva far percepire, quantomeno non tradare, ma percepire che innanzitutto il primo HVN è stato breccato, quindi un suo pullback non rotto poteva essere ancora una discesa. Se poi tutta questa analisi viene confermata da tutto quello che è tradato all'interno della price action, ok, allora io un perché me lo devo chiedere assolutamente. Quando vedo un botto di volumi, 101 che tengono, 26K, 96, 118 in pullback, cioè 18 in pullback, fa ridere, ok? Quindi vediamo un attimino effettivamente come andrà a chiudersi un attimino effettivamente pure il mese, come ha detto Rodolfo. Poi, oltre al DAX, no, mi sembra che qui avevo fermato sull'S&P, l'hai detto te. Sì, direi che questo è quello che dovevo dire sul DAX. Settimana prossima, molto probabilmente pure Antonio ci delizierà da questa nuova chicchetta, che sarà veramente una sorpresa se la portiamo a termine per la settimana prossima, e che ci aiuterà mo molto, molto, molto nel supporto a tradare un po' il DAX. Ovviamente io sto focalizzando maggiormente sul DAX, ma ovviamente poi sarà implementato, cioè sarà disponibile per la stessa analisi su tutti gli strumenti che abbiamo nella lista appunto della Volsys. E diciamo, questo è il mio resoconto di quest'oggi, no? Se volessimo vedere pure un attimino il Bund, solamente che ho chiuso un attimino, eccolo qua. Il Bund rispetto a tutto il resto, comunque nella sua fase laterale, e si trova nella parte alta del suo reverse. Sta mantenendo sempre una situazione dove tende a tenerla. Ovviamente per paura, per panico, quant'altro, il Bund viene comprato come bene rifugio, ok? Qua addirittura da un setup proprio da manuale, ok? E di questo laterale, quindi venendo a dare questa zona distributiva, questa roba qui nel micro poteva tranquillamente forse essere un attimino presa in considerazione. Poi volevo pure far vedere, se riesco a ribeccarlo, il petrolio, che ultimamente ci sta facendo veramente un po' dannare, specialmente il portafoglio dove ho le ENI, che chi ha le ENI in portafoglio sa benissimo che cosa sta succedendo. Catastrofe totale insieme a Leonardo e Saipem, quindi aspettiamo un attimino che i consumi si riprendano e quindi vediamo cosa sta succedendo. Il petrolio ha toccato questo ceiling a 44,35, sta ritornando nel suo laterale. Il suo laterale in questo momento potrebbe essere sicuramente, questo era il primo laterale e questo è il secondo laterale di questa situazione, ok? Già l'ha breccato, questa situazione riprende quello che potrebbe essere un supporto alla discesa. Ok, altrimenti, come ben vedete, questa situazione e anche di questa situazione, da qui a qui c'è strada libera veramente per un bel po'. Io spero che non ritorni sotto certi prezzi e che manteniamo livelli abbastanza alti. Ok, quindi situazione petrolio adesso comunque è in discesa per ovvie ragioni, anche se i pullback possono sembrare reverse per andare più sopra, ma non ci siamo, anche perché in questa fase di discesa la leg non è ancora chiusa per quando si stia comprando, ok? Cioè le barre verdi in relazione alle barre rosse danno una percentuale tradata in long, quindi in assorbimento, il prezzo continua a scendere. Quindi è da non prendere appunto una situazione del genere come un long, anche perché se dovesse chiudere la leg in pullback, sicuramente questa sarebbe short. Quindi occhio a come interpretare bene pure il vol analyzer, ok? Qua vediamo effettivamente che la discesa con una bella leg e
è stata tradata totalmente a mani piene dai volumi short, ok? E che i pullback addirittura qua sono tradati in assorbimento totale, se non addirittura short, come vedete pure dai numeretti sopra. Quindi questa tipologia di accumulazione, ok? Anche perché la distribuzione non è stata breccata, si può effettivamente dedurre che una situazione short poteva effettivamente dar luogo a un movimento proprio sicuramente al di sotto della distribuzione stessa di lungo periodo. Quello che pure volevo farvi vedere, se ci riesco, è il l'oro. L'oro, eccolo qua. Ok. No, scusami Nicola, scusa Luigi, ci sono anche parecchia gente che ci sta seguendo sul nostro canale YouTube. Ah, ok. E ci stanno chiedendo, Jerry, ci sta chiedendo, oggi in area 34,9 è rimbalzato, ma ritieni che i prezzi attuali possano ancora scendere, anche Covid permettendo? Perdonami, di quale strumento stiamo parlando? Petrolio, Jerry chiedeva. Ah, petrolio, un attimo. Area 34,9 no, io ho la view short, Sul petrolio c'ho la view short, eccolo qua. Sul petrolio c'ho la view short, a meno, quantomeno a questo livello. Ok, metto un attimino il crosshair, eccolo qua. Quantomeno a questo livello, al 33. 33,15, 33, 23, ecco queste zone. Sì, anche perché stamattina tra l'altro notavo che sul nostro scanner... ti rubo lo schermo se posso. Assolutamente, prego. Così faccio vedere anche che parlavamo sempre con un stavo in linea con una persona, ecco, e facevamo notare, notavamo appunto questa cosa molto importante, che il nostro scanner, come potete vedere, ci dà delle informazioni, non solo ci permette di evidenziarci, evidenzia dove ci sono delle situazioni di mercato, come per esempio lo stocks in questo momento, vedete lo stocks in questo momento, che, ecco, lo mettiamo così, ecco qua lo stop, che c'è l'horizon top, aspetta che levo l'horizon top, eccolo qua. Lo stocks in questo momento che ci sta dando un'indicazione di pullback, di possibile short su pullback, ok? Perché ci dice che la price action è negativa, vedete, le due frecce rosse che ci indicano la price action negativa, la freccetta rossa in su ci dice occhio che lo stocks sta facendo pullback ed è arrivato al 100% della sua estensione che solitamente fa durante i pullback short, ok? Quindi ci dà, diciamo, una mano, e lo vedete da qua giù, vedete qua, ok? Guardate bene, lo vediamo molto chiara questa cosa. Ecco, nel momento in cui abbiamo questa segnalazione qui, in un'ottica ovviamente, e abbiamo i nostri vol analyzer che ci lasciano fuori le nostre linee di short, capiamo che lui ci sta dicendo occhio, perché abbiamo un'occasione di shortare, ed era esattamente quando lui è arrivato qua, 100% di rintracciamento, vedete, della leg precedente. Quindi in questo caso il nostro lo scanner, quindi, che ci fa da riassuntivo, ci sa dire, cioè ci fa il lavoro per noi, quindi ci dice in quali mercati, in quale situazione si stanno, diciamo, se uno, per dire, non fa scalping di stretto, ma fa un trading più di medio termine, settando questo vol analyzer, perché è possibile settarlo con sensibilità differenti, quindi con time frame che vanno dal breve al medio al lungo termine, ok? Quindi quando il nostro vol analyzer ci va a dare indicazioni di, come in questo caso, possibile occasione short su pullback di in price action negativa, è un ottimo strumento, perché ci permette di poter analizzare più mercati contemporaneamente. Tornando al discorso del petrolio che stavi affrontando poc'anzi, vediamo molto bene che cosa il petrolio, che a fronte di un ribasso del 3,90% odierno, vedete questa qua, percentuale volumi 47%, ci sta ad indicare che i volumi trattati oggi sono il 50% più alti di quelli trattati solitamente nella media degli ultimi N giorni. Adesso io qua ho impostato 12 giorni, ok? Quindi mi sta dicendo occhio, perché il petrolio oggi sta scendendo del 4% con il 50% in più dei volumi degli ultimi N giorni, ok? Quindi tornando al discorso, alla domanda di Jerry che ci ha fatto poc'anzi, al discorso che faceva Luigi appunto,
capiamo immediatamente quanto sul petrolio sia presente una pressione short con volumi pesanti. Oltretutto, se vedete che i volumi all'interno sono verdi, vedete questa casellina verde, ok? Che non è, vedete che in alcuni casi vedete, è rosso qua, l'NQ è leggermente rosso, qui la casella tende ad essere verde, ok? Quindi vuol dire che questi 46, questa discesa del 4% l'ha fatta completamente in assorbimento. Quindi il mercato in realtà è stato aggressivo nella parte in acquisto, ok? Quindi hanno cercato di acquistare, ma nonostante che il mercato sia sceso con acquisti, il mercato è riuscito a scendere comunque. Vuol dire che la parte short presente sul mercato nel book ha continuato a vendere in maniera pesante e continua nonostante ci fosse persone che pensavano fosse il momento, o istituzionali che pensavano fosse il momento di comprare. Quindi occhio, perché il mercato appunto sta scendendo pesantemente, 4% con volumi in aumento del 50%, e inoltre tutto verde, quindi vuol dire che c'è stato un assorbimento di tutti i long entrati nel mercato. Quindi concordo anch'io con Luigi che il petrolio rimane in una situazione molto delicata che sicuramente non prelude in questo momento a un long di breve termine, ma prelude a una continuazione del trend short in atto in questo momento. Sì, secondo me sì. Quindi concordo con Luigi, ecco, anche lo scanner, ecco, vi stavo facendo, che i volumi ci danno appunto questa indicazione che questo è sicuramente una cosa da tenere molto presente. Stavi facendo vedere l'oro? No, puoi fare anche tu, vai tranquillo, non ti preoccupare. Ok, niente, facciamo vedere l'oro un attimo, che lo guardavo giusto stamattina, interessante tra l'altro, perché l'oro ha fatto una bella cosa, ok, per uno short. Guardate, ecco, perché i nostri strumenti sono importanti, perché adesso questa mattina stavo in call con tre persone, no? E mi sembrerà stupido dire, no? Però è una cosa veramente simpatica, nel senso, ho tirato fuori, adesso chi ci sta seguendo su YouTube, che vedo che ci sono parecchie persone, non sanno magari che questo plugin che vedono qua è un plugin proprietario nostro che abbiamo sviluppato insieme in collaborazione con Luigi, ok? Un plugin proprietario nostro che è quello che alla fine sviluppa questo tipo di istogrammi, sviluppa questo tipo di linee di supporto, resistenza, di pressure, ok? Quindi è quello che ci dà, sviluppa questi rettangoli che vedete qui, che sono rettangoli di accelerazione dove il mercato accelera e solitamente o sono situazioni di reverse o di continuazione. Quindi ci dà diciamo un insieme di indicazioni su un unico chart che ci permettono di semplificare molto la nostra vita, che è già comunque complicata di per sé, perché il trader non è un mestiere semplice da fare, no? E quindi questo strumento ci permette di semplificare notevolmente quello che è il nostro lavoro. E stamattina vi stavo dicendo in call con queste tre persone e mi hanno detto, ma parlavamo all'inizio, no? Ma voi avete anche l'order flow, eccetera, eccetera, e ho tirato fuori l'order flow che era da una vita che non tiravo fuori. Mi sembrava di vedere un qualcosa di... Ti giuro, Luigi, te lo giuro! Quando l'ho caricato, ho detto, ma cos'è sta roba? Te lo giuro, ma che è sta roba che sto guardando? Cioè adesso non so, vi faccio vedere. Ma stamattina l'ho tirato fuori. La prossima settimana sarà ancora più bella, poi vediamo. No, sì, veramente, ti credo. Veramente è stata un'esperienza... Perché questo qua parte il nostro chart normale. Qui vedete, ecco, tanto per farvi vedere, abbiamo tutti dei template che si possono caricare. E questa mattina ho caricato questo template, il DAX 8 Range Order Flow. E quando ho visto il chart che mi si è caricato, adesso vedrete il chart che si carica, ho detto, ma che è sta roba? Cioè, no, veramente farei molta fatica in questo momento a... È importante andare indietro ma è importante capire per effettivamente poi all'interno cosa succede per andare oltre dove siamo arrivati noi, ecco, cioè, è ovvio che come stavo dicendo che gli strumenti che abbiamo confezionato alla fine sono degli strumenti che ovviamente incorporano al loro interno tutta l'azione che viene eseguita all'interno dell'order flow e quello che è la facilitazione nostra che ci siamo creati per uso nostro prima di tutto
è quella appunto di non dover più star lì a guardare 7, 8, 10 grafici contemporaneamente, uno con l'order flow, perché poi vedete queste linee che vedete, questi rettangoli che vedete, vedete che sono di colore diverso, tutte queste indicazioni, queste linee che derivano di colore diverso, arrivano anche dai time frame superiori. Per cui tutto quello che succede a livello di order flow, di accelerazioni, di assorbimento, di pressure, tutto quello che succede, vedete qua dentro, se vi faccio vedere, sull'indicator, sul wall signal, ok, io, beh, a parte qua che abbiamo la possibilità di vedere tutto quello che succede sugli altri, sullo stesso grafico, ma abbiamo questo indicatore fantastico, la notation overlay, vedete, che mi permette di portare tutto quello che sta succedendo sui time frame superiori. Vedete, io ne ho due qua perché ho due time frame superiori del 34 range. Quindi io cosa faccio? Vedo praticamente quello che sta succedendo sul time frame superiore su un unico grafico. Quindi voi capite che stamattina mi sono trovato ad aprire questo grafico qui, ok? Cioè, dell'autorender, cioè, e veramente dicevo, Madonna, ma come facevo? Cioè, perché veramente quello che abbiamo creato, ve lo dico sinceramente, è uno strumento veramente spettacolare che no, non è ovviamente il sacro graal, non è la bacchetta magica, perché questo sia chiaro, non è che è un qualcosa che con quello lì, con quello guadagno, no, è un qualcosa che unito alle esperienze che vi fate, unito allo studio che vi fate, unito alla formazione che vi fate, è un qualcosa che vi semplifica sicuramente molto la vita, perché io qua così in un unico chart ho presente chiaramente cosa sta succedendo. E quello che vi volevo far vedere dell'oro stamattina, molto molto bello, perché partendo sempre dall'analisi frattale, ok, quindi dall'analisi del long term, ok, io parlo, vedete, io sempre pronti qua, guardate bene, io sempre qua a lato nel mio monitor di grafici di tutti i miei strumenti sul long term, 6E, 6B, quindi con tutti i miei livelli. Quindi la mia analisi parte prima dal long term, sempre e comunque prima dal long term. Oro long term, cos'è che ho visto? Che so oro long term, che oro long term, per quello che ci dice la price action, ok? L'oro long term è short. Scusatemi, short term, ok? Perché long term è long, ma di breve termine la price action è short. E vedete questo livello statico che mi sono messo, che è questo livello qui, per me questo è il livello dello short. E guardate cosa è successo su questo livello, ok? In prossimità, no? Scusatemi, sotto di quel livello, perché quel livello che vediamo è là sopra. Guardate, ma sono le 6:30, anche per me da stamattina diventa dura. Ok, guardate bene, price action che inverte. Ok, i nostri strumenti che cominciano a dirci presenza short, assorbimento dei long. E guardate qui, l'indicatore, il volume analyzer lascia fuori due linee su time frame diversi. Ed è questa la pazienza che dovete avere come trader, ok? Perché è questo che bisogna attendere. È questo che bisogna attendere. Quando vediamo che ci lascia fuori una cosa di questo genere, ok? C'è un assorbimento dei long, ok? C'è un'accelerazione, vedete che ci sono due rettangoli su due time frame più grossi. Cazzo, questo è il pullback, era per noi, era lo short per eccellenza. Punto. E da qua via. Ok? È questa la pazienza che il trader deve avere. Aspettare solo ed esclusivamente questi momenti. Perché questi sono i momenti in cui si clicca e si portano a casa i gain. Tutti gli altri momenti che ci sono all'interno del movimento del mercato, tutti questi momenti, a meno che voi non siate dei professionisti che hanno anni e anni di esperienza, ma tutti questi momenti vi portano a perdere. La pazienza di aspettare questo momento vi permette di portare a casa un gain sostanzioso e relativamente tranquillo. Okay? E lo dico sempre, non mi stuferò mai di dirlo. Bisogna, come abbiamo visto prima sul DAX, avere, sì, avere la pazienza di attendere che il mercato ci dia l'ok per entrare. Bisogna essere dei cecchini. Se avete fretta di cliccare, se avete paura che il mercato parta, guarda, cioè voi dovete solo vedere quante corse fa un mercato in continuazione. Voi dovete solo vedere questo e dovete quindi capire che dovete solo avere la pazienza di aspettare che il mercato vi dia la possibilità giusta. Non importa se avete perso tutto questo, non importa. Quello che è importante è che abbiate avuto la pazienza di aspettare che il mercato vi faccia guadagnare questa corsa. Punto. Questa vi basta e avanza per essere tranquilli, aver guadagnato e essere sereni
e contenti del vostro trade. Ok. Bon. Detto questo, io ragazzi, grazie Jerry, del complimento. Detto questo, io ringrazio tutti quanti, quelli che ci hanno seguiti su Zoom, quelli che ci hanno seguiti su YouTube, ne avevamo anche un pochi su Facebook, perché adesso Antonio, che è il nostro informatico, fa un restream, per cui man mano che trasmettiamo su Zoom, ci vedono in diretta sia su YouTube che su Facebook contemporaneamente. E quindi riusciamo ad essere a ripetere, diciamo, questa trasmissione in più situazioni social. Ringrazio quindi anche Antonio, che insomma, grazie a lui sappiamo che riusciamo ad avere tutti questi bei strumenti, questa tecnologia, così perché la nostra piattaforma, insomma, oltre che essere una piattaforma, insomma, che ha certe caratteristiche, una piattaforma dalle performance e dalla affidabilità, vorrei dire rara, ecco, dico rara perché io le ho provate tutte nella mia vita e so benissimo di cosa parlo, quindi so cosa ho in mano, cosa abbiamo in mano per fare trading. Quindi ringrazio tutti quanti, ringrazio Antonio, ringrazio Luigi per essere stato con noi. Prego, prego. Ricordo a tutti quanti che il nostro sito è www.volumetricatrading.com, dove potrete trovare le info sui nostri prodotti, e il nostro indirizzo mail è info@volumetricatrading.com. Ricordo che la nostra piattaforma, noi ci siamo sia per l'assistenza, anche raggiungibile al telefono, insomma, diamo un servizio a 360 gradi. Ringrazio ancora tutti e una buona serata a tutti quanti. Grazie e buon fine settimana.